Buonasera a tutti, vedo benvenuto sul mio canale di YouTube che si chiama Mario Tarocchi e Spiritualità. Allora, quest'oggi voglio tornare a pubblicare un po' di cartomanzia, quindi faremo un interattivo settimanale. Mi raccomando una cosa molto importante, che vi ricordo di prendere con le pinze questo interattivo. Interattivo lo dice la parola stessa, che viene fatto per intrattenimento, quindi se non vi risuona quello che vi dirò durante questa settimana, non prendetela come una condanna a morte, perché siete tante persone. Allora, useremo i tarocchi Rider-Waite e metteremo quattro carte per ogni carta. Contengono massimo 2-3 giorni della settimana. Quindi, allora faremo da lunedì 26 agosto, da lunedì 26 luglio, scusatemi, a domenica 1 agosto. Allora andiamo a vedere come andrà la settimana. Quello che andranno questo video dal 26 luglio al 1 di agosto. Potrebbe andare la settimana dal 26 luglio al 1 di agosto per tutti quelli che guarderanno questo video. Questo è uscito, scivolato. Adesso ve li faccio vedere. Bellissima carta, il sole. Andiamo dal sole. Punta della fortuna, taglio, ok. Cavaliere di spade. Allora, prima carta Sole, seconda carta Avanti Capovolto e terza carta Torre Capovolto e quarta carta, mamma mia, Dio, la Papessa Capovolta. Allora, prima carta, la carta del Sole. Guardate, arcano numero 19, il sole. Allora, per molte persone, molti di voi, si può dire che provengono da una situazione di chiarezza, oppure entro questa settimana potrebbero far chiarezza su una determinata situazione, che può essere a livello sentimentale, cioè potrebbero venire a sapere qualcosa, perché oltre che la carta del sole, la carta della vittoria, del successo, è la carta anche della chiarezza, cioè di riuscire, anche il sole può anche, inoltre può indicare anche la lucidità, diciamo, di prendere una decisione, di essere consapevole, diciamo, di una questione, cioè praticamente entro all'inizio o entro questa settimana, c'è, alcuni di voi, spero molti, potrebbero, diciamo, venire a conoscenza o avere chiara una situazione, o venire a conoscenza di qualcosa, cioè o diventare consapevole, cioè come dire, aprire gli occhi. Ecco, molti di voi entro questa settimana potrebbero aprire gli occhi per quanto riguarda una determinata questa situazione, oppure potrebbero anche, diciamo, trovare delle soluzioni, o almeno cercare di risolvere un problema. Allora, la seconda carta,
e praticamente gli amanti. Però voglio aggiungere una cosa per quanto riguarda il sole. Allora, molto semplicemente, per alcuni di voi invece, con la carta del sole, che è sempre la prima, sto aggiungendo quello che già ho detto, potrebbero incontrare, diciamo, alcune pers una persona che potrebbe fargli delle proposte, o potrebbero incontrare delle nuove situazioni a livello affettivo, oppure mi potrebbe sembrare che potrebbero risolvere alcune problematiche che riguardano la situazione affettiva, cioè sentimentale, in poche parole, no? Però poi purtroppo diciamo che con gli amanti capovolti o tornerà nuovamente la confusione, oppure si renderanno nuovamente conto, cioè praticamente, che tutto quello che è stato fatto a livello sentimentale, diciamo che cadrà praticamente, no? Se per molti di voi, per alcuni di voi anzi, che sono a contatto con delle persone sposate e hanno delle problematiche che, diciamo, non riescono a trovare la soluzione per portare avanti il rapporto di coppia con la carta degli amanti capovolti, e si sentiranno in una situazione di sconforto, cioè di ecco, un po' di agitazione, perché ricordiamo che la carta degli amanti capovolti è anche la carta delle scelte, no? O che non sapranno prendere una scelta, non saranno in grado di prendere una scelta, oppure con la carta del sole abbinata agli amanti capovolti, molto semplicemente, come ho detto prima, diciamo che verrà fatta chiarezza sulla determinata situazione affettiva, sentimentale che state vivendo. Potreste anche venire a conoscenza, molto semplicemente, di un tradimento, ecco. Di un tradimento, o potreste anche capire semplicemente che questo rapporto di cui avete tanto lottato e state mettendo l'anima per tenerlo in piedi, praticamente, diciamo, finirà. Però in base alla terza carta, la penultima, che è la Torre capovolta, l'arcano numero 16, se non erro, e diciamo che molto probabilmente all'inizio vi potrebbe sembrare che vi cade il mondo addosso, però con la carta della Torre capovolta, e praticamente io la vedrei dopo questa carta, diciamo che si diventa consapevoli che si deve iniziare un percorso per la propria strada, no? E sbracciare semplicemente le maniche e andare avanti. Però, visto che molti di voi potrebbero avere anche delle famiglie, un legame bello stretto, oltre ad essere qua, dalle carte sinceramente che stanno uscendo, l'ultima è la papessa capovolta, molti di voi avranno a che fare con delle persone o che hanno già una famiglia, o che anche loro hanno la famiglia, e quindi praticamente anche voi avete della famiglia, può essere, quindi entrambi potreste essere già impegnati, o molti di voi avranno, diciamo, a che fare con delle persone già coniugate sentimentalmente, quindi per questo motivo diciamo che incontrerete molte difficoltà. L'ultima carta, visto che la papessa capovolta, l'ultima, la quarta, dovete stare attenti a questa donna. Molto probabilmente questa ultima carta, che è la papessa capovolta, vi vuole semplicemente ricordare, o che praticamente tutto questo bordello per molti è stato causato
da un'altra donna, perché la papessa io anche la posso vedere, la papessa capovolta, come un'illusione di una donna matura, quindi un amante. Allora, ma io vorrei anche aggiungere, per concludere il video, che quest'ultima carta, cioè la papessa capovolta, mi sta semplicemente dicendo di recuperare la vostra interiorità, cioè ritornare ad essere nuovamente molto saggi su quello che dovete fare, perché queste, diciamo, qualità ci sono all'interno di voi. Diciamo che alla fine questa carta vi sta chiedendo di ritornare di nuovo, di ritornare centrati con voi stessi, no? Perché in questo momento, cioè, le qualità della papessa al dritto si sono completamente capovolte al contrario, quindi potreste diventare irascibile, uscire la grazia bene, quindi se non è se questa papessa non siete voi, diciamo, questa papessa capovolta non siete voi, dovete fare attenzione a questa donna che ha una personalità molto cattiva, che sta cercando di mettervi in zizzania intorno a voi. Queste carte si riferiscono soprattutto a chi ha una storia extraconiugale o ha problemi sentimentali. Queste carte sono esclusivamente riferite alle questioni sentimentali. Per concludere, due parole sul lavoro. La settimana lavorativa, purtroppo, per alcuni di voi, per quelli come noi che ci troviamo in zona rossa in Sicilia, non solo i primi giorni della settimana ci potrebbe essere qualche piccolo miglioramento o delle nuove proposte se ci sono persone che praticamente si trovano in una situazione di disoccupazione temporanea, spero, che inizialmente vi potrebbe sembrare una proposta molto vantaggiosa, ma poi capirete che tutto quello che vi è stato promesso, che potrebbe sembrare oro, in effetti non sarà così. Se invece state aspettando, diciamo, che ne so, lo stipendio, un rinnovo di contratto, mi sa che entro questa settimana non ci saranno rinnovi, anzi, c'è quasi sicuramente la perdita, cioè praticamente vi sentirete di nuovo bloccati come alcuni già lo siete, no? Per via di questa situazione di rallentamento che si sta vivendo in Italia, quindi siamo tutti coinvolti, ragazzi. Portate un po' di pazienza, che prima o poi le cose si sistemeranno. Allora, spero che questo video possa essere di vostro gradimento. Se così fosse, per favore mettete un like, e soprattutto se non siete iscritti al mio canale, fatelo subito. Sono graditi i commenti costruttivi con molta educazione. Io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao a tutti, da Manuel, grazie.